L'edizione numero 69 del trofeo Matteotti, quella del rilancio e del disvelamento delle convocazioni per Rio di Davide Cassani, va proprio ad un ragazzo in maglia azzurra, Vincenzo Albanese. 19 anni della Opla Petroli Firenze, ma per l'occasione portato da Marino Amadori a Pescara col tricolore. Si cimenta in un'azione da finisher quando a poco più di un chilometro dall'arrivo esce da un gruppo che cercava di rimontare su Yuri Filosi. Lo passa e va a prendersi il bis dopo il Gran Premio Liberazione di fine aprile. Sul podio altri due italiani, Manuel Belletti della Willier Triestina e Davide Viganò dell'Androni Giocattoli. Un po' di amarezza per gli abruzzesi, la Fantini Nippo manca di un soffio, un successo che sentiva già suo proprio con Filosi che chiude 17esimo. Ciccone chiude al 23esimo posto ma con parecchia delusione, mentre Antonio Di Sante, uno degli uomini più attivi della GM Europovini insieme a Fortin, si attesta in 14esima posizione. Poi le convocazioni di Cassani, a Rio vanno Nibali, Aru, Caruso, De Rosa e De Marchi che vince il ballottaggio con Visconti. Ma per tornare al Matteotti, è stata davvero l'edizione del rilancio per la classica pescarese e l'anno prossimo potrebbe regalare la maglia di campione italiano. I presupposti sembrano esserci proprio. Sì, per essere un classe 96 non ci credo ancora. Senti, maglia azzurra vale ancora di più? Sì, molto. Azione decisiva nel finale? Sì, si sono allargati all'ultimo chilometro, io ho provato e è andata bene. Senti, come ti è sembrato il percorso del Matteotti? Durissimo. Oggi abbiamo dei ragazzi interessanti, ragazzi che in prospettiva futura possono promettere bene e hanno fatto un grosso risultato, perché vincere non è facile assolutamente. Albanese è un ragazzo di secondo anno, per dirti, quindi ha un bellissimo futuro. Io spero che questa esperienza gli possa servire per crescere per il suo futuro. Corsa molto bella, soprattutto per noi, siamo riusciti a vincere con un ragazzino di 20 anni, Vincenzo Albanese, al secondo anno tra i dilettanti, è stato bravissimo perché è riuscito a stare con i migliori ed è riuscito a sfruttare quelle doti che gli hanno permesso di vincere già il Gran Premio di Liberazione quest'anno e di vincere il trofeo Matteotti in mezzo ai professionisti.